seconda tappa del Lucca Comics and Games del 2024. Oggi la giornata prevede Japantown come prima tappa e poi si torna a Lucca in fiera per andare a recuperare qualcosa che mi sono lasciato scappare ieri. Vai, cominciamo. Collectibles like
Eccomi qui ragazzi, finalmente sono a casa dopo altre 4 ore e qualcosa di viaggio, sono un po' cotto, vi dico la verità, ma sono qui a concludere questo video per fare un resoconto su quella che è stata la mia esperienza di quest'anno a Lucca Comics and Games. Mi sono divertito tanto, mi è piaciuta particolarmente questa edizione, al di là di tutte le solite polemiche che si fanno ogni anno sul Lucca Comics, i parcheggi, le file, quello e quell'altro, anch'io spesso ci scherzo su, ci ironizzo, però posso dire che al di là dei parcheggi, che stendiamo un velo pietoso, è un problema ormai comune, rinomato per il Lucca Comics, posso dire che in quanto a file invece o sono stato particolarmente fortunato oppure è proprio migliorato dal punto di vista dell'organizzazione, non ho fatto delle lunghissime file. È vero anche che da quello che ho sentito dire si sono venduti meno biglietti quest'anno, però il massimo della fila che ho fatto è stato per entrare al padiglione di J-Pop, è stato intorno a un'oretta e un quarto circa. Per il resto tutto scorreva abbastanza velocemente, con Panini c'è stato il solito problema della tanta affluenza, però devo dire ragazzi sono entrato abbastanza in fretta, solo che all'interno poi ovviamente c'era tantissima gente, quindi il problema non si presentava fuori ma all'interno, ma comunque è stato tutto abbastanza godibile, sono riuscito più o meno a vedere tutto e vi ripeto, raga, mi sono divertito, mi è piaciuta particolarmente. Una nota di demerito, se posso farla, non sono riuscito a reperire nessuna delle figure in edizione limitata. Per quanto riguarda le Sage Figures non l'ho fatto per mia scelta, perché secondo me, per quanto belle, secondo me Jiren e Trunks un po' meno forse, mentre Goku con Gohan nella nuvoletta erano bellissimi, però per le mie tasche, per le mie possibilità, non erano, cioè 125 euro era il prezzo di quel Goku e Gohan, non me la sono sentita di spenderli io, ok? Però senza nulla togliere ovviamente alla qualità di quelle particolari doll, action figures, scusate. Invece per quanto riguarda Luffy della Banpresto, lì ho una piccolissima polemica da fare. Sì, ho parlato con un ragazzo che era lì addetto alla vendita, mi ha detto che praticamente quel Luffy Gear 5 cromato è disponibile in sole 600 copie in tutta Europa, per il Lucca Comics erano disponibili ben 240 copie, che mi sembra una bella fetta rispetto alle 600 in tutta Europa. Però io mi sono presentato lì praticamente il secondo giorno, il 31, la mattina anche piuttosto presto, erano tutte finite. Già, quindi che significa? Che non sono state distribuite delle copie, cioè quelle 240 distribuibili in 5 giorni, magari 50 al giorno, una cosa del genere, ma sono state date tutte il primo giorno. E questa cosa a me sembra un pochino ridicola e quindi non è stata data la possibilità agli altri che sono venuti nei giorni successivi di recuperare quella Banpresto in edizione limitata, che già ovviamente su eBay è schizzata dei prezzi inimmaginabili, come si poteva immaginare. Però ecco, dice il ragazzo almeno con cui ho parlato, mi ha detto che doveva, e all'inizio l'idea era quella di distribuirle per i vari giorni, invece alla fine si è dato tutto il primo giorno, ce ne siamo disfatti il prima possibile, mi ha detto contenti voi. Comunque, a parte questo ragazzi, ho recuperato alla fine l'acquisto della seconda giornata, è stato questo box, quindi un'altra collezione Panini di carte, perché vedendole dal vivo ho deciso di dargli una possibilità, quindi ci saranno un sacco di altri video nei prossimi giorni su Dungeons & Dragons, su tanti prodotti Panini.
Deadpool, l'album di Deadpool, queste carte di One Piece, cercherò di completare quelle del 25esimo anniversario. Insomma, ci sarà tanta bella roba, i soliti unboxing di action figures, Sage Figures, o toys, news, ci sarà di tutto. Sarà per me una settimana intensissima, ragazzi, ho dormito tipo 8 ore in 3 giorni, quindi non vedo l'ora di riposarmi un po'. Ringrazio tutti i ragazzi che mi è capitato di incontrare in fiera, alcuni degli iscritti, veramente contento ragazzi, è stato un piacere conoscervi. E li ho incontrati per puro caso, anzi, mi hanno riconosciuto in mezzo a un sacco di persone e che mi rende molto felice. Per quanti invece non sono riusciti a vedermi, magari mi hanno anche scritto, si sono interessati, mi dispiace tanto ragazzi, ma i ritmi sono stati frenetici. Non ero da solo, ero accompagnato dalla mia ragazza e un mio amico, che quindi ognuno aveva le sue esigenze, quindi vai da una parte, fai la fila da un'altra, vai da qui, vai di là. Alla fine non sono riuscito ad incontrare queste persone. Ci sarà sicuramente un'altra occasione, mi dispiace ragazzi, ma mi sarebbe davvero piaciuto vedere tutti voi, stringervi la mano e conoscervi di persona. Detto questo, io credo di avervi detto tutto, mi sono prolungato un casino, questo video doveva essere più corto, ma è così ragazzi. Mi sono divertito, sono stanco, mi vedrete visibilmente stanco, ma penso che sia normale. Spero che anche il video della prima parte vi sia piaciuto, questo va a chiudere un pochino quello che è Lucca Comics 2024 per me quest'anno. E quindi ci vediamo al prossimo Lucca Comics e come sempre tutti gli altri appuntamenti del canale ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate del video, degli acquisti, che cosa vi piacerebbe vedere prima di quello che vi ho fatto vedere sul canale ovviamente, e poi ci risentiamo appunto qui sotto nei commenti. Ciao raga, a presto!